quello che è successo in Egitto potrebbe ripetersi un giorno in Italia? Non lo so, oggi come oggi mi sembra che il popolo sia dormiente, non riescono a reagire, sono imbamboliti davanti alla televisione probabilmente, non lo so, ma non c'è reazione mi sembra. Non ne ho la più bella idea, mi augurerei di sì però. Ci sono troppi pochi giovani, in Egitto ce ne sono un po' di più rispetto agli ultra sessantenni o settantacinquenni. Non penso che gli italiani abbiano tutta quel mordente che hanno avuto gli egiziani, non ci spero più. Cosa ci manca? Un po' di grinta. Forse se magari i nostri nipoti, perché questo sta rubando il futuro ai nostri figli, ai miei figli e ai miei prossimi nipoti, magari loro sì. Come hanno rubato là il futuro adesso, forse i nostri nipoti faranno quello che è successo in Egitto adesso. Io mi auguro che non si arrivi a tanto, però certo che la situazione è molto critica. Cosa ci manca forse perché una massa così enorme scende in piazza? Un po' di consapevolezza della gente. Io mi auguro che il popolo italiano prima o poi si svegli, direi che stiamo rasentando veramente il ridicolo ormai da troppi anni. Quando ci va all'estero davvero la gente ci ride dietro e inizia a essere anche stupita del fatto che in Italia non si faccia nulla. La piazza non è abbastanza numerosa per buttare giù un presidente che comunque non è un dittatore, è stato eletto democraticamente, purtroppo. Io mi auguro veramente di no, ossia desidererei di uscire a vedere che questo Presidente del Consiglio se ne andasse, ma non arrivare a questo punto così crudele, io me lo auguro proprio di no. Non lo so se c'è da augurarselo o meno, spero di no, spero che si arrivi a una soluzione più pacifica. Nel senso che Berlusconi si dimetta. Quello che è successo in Egitto potrebbe succedere anche in Italia? Si spera. Si spera, forse non adesso, ma se si va avanti così. Se si continua così, il rischio è proprio quello. Dovrebbe semplicemente dimettersi, è solo questo. Io non ho più parole, in questi giorni ne sono state dette tante, ma ormai l'unica soluzione è quella. Berlusconi, dimettiti. Stop.